Buonasera, credo di essere in diretta. Buonasera, come va? Allora, avete procurato la sedia? Spero di sì. Non vedo ancora commenti, penso di essere in diretta. Come va? Come state? Allora, per chi non avesse letto il post, vi dovrete procurare una sedia. Mi raccomando, oggi la nostra lezione sarà sulla sedia. Per chi si fosse messo in linea adesso, vi chiedo di procurare la sedia. Tra un po' inizieremo la nostra lezione e utilizzeremo questo, diciamo, attrezzo, va? Sarà una lezione divertente e nuova. Ora, io credo di essere comunque già in linea da un po' e ho messo la musica, spero che non sia troppo alta, comunque vedo di abbassarla un attimo perché poi mi andrò a posizionare lì in fondo. Ok, allora, io direi di cominciare. Allora, ci andiamo a mettere, ci sediamo sulla sedia, vi dirò io come posizionarvi, ok? La seduta sarà quasi sulla punta della sedia, ok? In questo modo non devo stare qui, ma davanti, quasi sulla punta, ma non proprio, ok? Siano larghe quanto il bacino, ok? Andremo ad allineare le spalle con le anche. Ora, immaginate di avere una parete dietro di voi dove andrete ad appoggiare la schiena. Quindi staremo dritti, andremo ad attivare comunque gli addominali, risucchiate indietro l'ombelico e andate a rilassare le spalle, le scapole e le braccia. Da qua, inspirando, vado su con le braccia ed espiro, faccio un grande cerchio. Ne diamo due. Inspiro ed espiro. Ancora. Inspiro ed espiro. Ok. Andiamo a rilassare le spalle e le braccia e portiamo il mento verso lo sterno. Ritorno ancora su con lo sguardo e ritorno di nuovo giù con il mento verso lo sterno. Espiro. Inspiro, ritorno su con lo sguardo. Ne diamo un'altra. Espiro. E sono su, sono qui. Da qua la mano di destra andrà a ferrare il piede della sedia. Ok?
Quindi lo afferro bello stretto stretto, faccio una controresistenza, spingo la mano verso il pavimento, il braccio di sinistra sale e buttando fuori l'aria faccio una flessione laterale verso destra. Vi chiedo di fermarvi, la schiena è dritta e spingete bene bene il bacino sulla sedia, respirate. Con la mano destra spingo verso il pavimento, la sinistra si allunga verso la parete di destra. Ritorno di nuovo in posizione e faccio un cambio. Mano di sinistra, afferro il piede, spingo verso il pavimento, il braccio di destra sale e buttando fuori l'aria faccio una flessione dall'altra parte. Mantengo il bacino connesso con la sedia. Respirate. La spalla è lontana dall'orecchio, mi raccomando, non vi inclinate in avanti. E ritorniamo di nuovo giù con la mano destra. Riafferro di nuovo il piede della sedia e faccio la flessione laterale di nuovo verso destra. Butto fuori l'aria. Mantengo la posizione, inspiro ed espiro. Ritorno e faccio per l'ultima volta il mio cambio. Afferro il piede della sedia, spingo, il braccio di destra si solleva e fa una flessione laterale verso sinistra. Risucchio l'ombelico indietro, non divaricate le ginocchia, le ginocchia sono sempre allineate con il bacino. Ok, resto qui, respirate. E ritorno. Da qua rilasso le spalle e le scapole e porto le braccia in avanti. Ora immaginate che le vostre scapole siano due porte scorrevoli, ok? Quindi quando porto in avanti le mani, queste due porte scorrevole si aprono e le mani si uniscono leggermente, come potete vedere. Ritorno indietro con le spalle e le scapole si richiudono. Inspiro, allungo in avanti, le scapole si aprono, quindi due porte scorrevoli che lavorano su un piano orizzontale. E ritorno, espiro. Non salite con le spalle. Ancora, dai, due volte. Inspiro. Espiro. Inspiro, due. Espiro. Inspiro, uno. Ed espiro. Da qua rilasso, faccio un grande cerchio, con le braccia vado su e vado ad intrecciare le dita delle mani. Le porto dietro alla nuca. Le spalle sono comode, quindi rilassate. Mantengo sempre le gambe larghe quanto il bacino. Da qui, mantenendo gli addominali attivi, quindi la schiena dritta, faccio una flessione laterale verso destra, inspirando ed espirando ritorno al centro. Cambio dall'altra parte, vado a sinistra, inspiro, espiro, torno. E ancora, flessione laterale a destra, inspiro, sono al centro, espiro, mi allungo e cresco verso il soffitto. Ancora, flessione laterale ancora a sinistra, in, ed es, torno, butto fuori l'aria. Ancora, inspiro, espiro, dai, l'ultima volta dall'altra parte, inspiro e butto fuori l'aria, torno, mantengo sempre attivo gli addominali. Da qua vado ad aprire le braccia e i palmi delle mani sono rivolti verso il soffitto. Vi chiedo di intravedere comunque le mie braccia nel mio campo visivo, quindi non porto troppo indietro le braccia. Da qua faccio una torsione verso destra, mi fermo e mi inclino come se volessi afferrare qualcosa. Attivo gli addominali, ritorno in posizione, ruoto, sono di nuovo al centro. Dall'altra parte, sinistra, ruoto a sinistra, mi inclino come se volessi afferrare qualcosa, non sollevo le dita dei piedi da terra, ritorno e faccio un twist al centro. Ora ci mettiamo la respirazione, inspiro, twist allungo, espiro, shh,
torno, sono al centro. Dall'altra parte, inspiro e allungo. Ritorno, il twist, sono al centro. L'ultima volta a destra, twist. Mi inclino, inspiro. Espiro, torno, sono al centro. L'ultima volta a sinistra, twist, inspiro, mi inclino, ritorno al centro, espirando e sono qua. Abbasso le braccia, vado a rilassare le spalle. Dopodiché, mentre faccio i cerchietti con le spalle, faccio un passetto in avanti con il piede destro e un passo in avanti con il piede di sinistro. Mi fermo con le spalle, vado su inspirando e vi chiedo di tuffarvi in avanti portando le mani giù e sono lateralmente le mie caviglie, lo sguardo è sulle gambe. Inspirando prendo aria ed espirando vado a srotolare la schiena, ritorno in posizione dritta, ancora inspiro, espiro, mi tuffo in avanti. Ancora, vai, srotolo. Ritorno con la schiena dritta. Inspiro, l'ultima volta. Mi rituffo in avanti, butto fuori l'aria. Inspirando mantengo. Ed espiro, vado a srotolare la schiena. Ritorno un passetto di nuovo nel punto di partenza. Quindi allineo la caviglia con il ginocchio. E faccio la stessa cosa con il piede di destra. Ok, sono qua, sono ancora nella mia seduta, mi giro verso il lato di sinistra, ci sediamo sulla punta, da qua la mano di destra va sul ginocchio di destra, scusate, la mano di sinistra va sul ginocchio di destra, ok? La mano di destra va giù, punta il pavimento, da qua inspirando vado su e comincio a disegnare dei cerchi ed espiro. Inspiro 5, espiro, inspiro 4, con la mano di destra disegno i cerchi, ne diamo altri 3, inspiro, quindi apro tutta la parte alta del torace, il bacino resta proiettato in avanti. La mano sul ginocchio mi serve per mantenere la parte bassa del torace ferma, ok? Solo la parte alta che si muove. L'ultimo, inspiro, espiro. Sono di qua e il mio sguardo punta verso sinistra. Mi seguo sulla punta, vado a mettere le braccia in posizione cosacco. Da qua, inspirando, cresco, mi allungo verso il soffitto, ma buttando fuori l'aria faccio una piccola retroversione del bacino, scavo nell'addome, scendo, scendo fin dove il mio bacino lo consente. Fermatevi, inspirate ed espirate, non sollevate la punta dei piedi. Da qua, inspirando, ritorno e vado a srotolare di nuovo la schiena. Ne diamo due, semplici, due tempi, quindi butto fuori l'aria, scendo, vado a srotolare il bacino, srotolo, srotolo, curva C, retroversione del bacino, attivo gli addominali, inspiro, ritorno e cresco verso il soffitto, schiena dritta, l'ultima volta, espiro, scavo nell'addome, retroversione del bacino e mi fermo qui, attenzione. Qui c'è una piccola aggiunta, vado a stendere le braccia, apro il petto, sollevo la gamba di destra, va a tavolino. Sono qua, devo allineare la caviglia con il ginocchio, lo sguardo è dritto, non guardo a terra, scende la gamba, inspiro, tocca all'alluce il pavimento, il tallone è sollevato e buttando fuori l'aria, ritorno su. Inspiro, tocco, espiro, sollevo 5, in, espiro 4, inspiro e 3, non mi chiudo,
apro le spalle, mantengo la curvaccina del bacino, retroversione, tocco, inspiro, espiro uno, l'ultimo, poggio prima la gamba e risalgo su, inspirando, allungo la schiena, porto le braccia su e buttando fuori l'aria vi chiedo di tuffarvi in avanti e scendo giù. Accompagno il movimento, metto le mani a terra, lo sguardo sulle gambe. Prendo aria e buttando fuori l'aria srollo e vado di nuovo su. Ci giriamo dall'altra parte. Ok. Siamo sempre, allineiamo sempre il nostro bacino con le spalle. La seduta è sulla punta. Da qui vado di nuovo a mettere, in questo caso, la mano destra sul ginocchio di sinistra, la mano di sinistra punta a terra, ok? E cominciamo a fare questi cerchi, inspiro ed espiro. Inspiro, seguo con lo sguardo, espiro. Sono tre. E torno, inspiro due. Mantengo stabile il bacino e la parte alta del torace che si muove. Ne diamo un'altra, inspiro e giù. Ok, sono di nuovo qua. Posizione cosacco. Mani una sopra l'altra. Schiena dritta. Buttando fuori l'aria, faccio andare in retroversione il bacino, formo una curva C e scendo. Non sollevo le dita dei piedi. Il petto è aperto. Ok, le spalle non sono in chiusura. Ritorno su, inspiro, cresco e allungo la schiena, dritta verso il soffitto, espiro, scendo, scavo nell'addome, retroversione del bacino e mi fermo, controllo, inspiro, ritorno, cresco, dai, l'ultimo, con questo rimaniamo giù, quindi scavo nell'addome, retroversione del bacino e mi fermo, se me la sento stendo le braccia, altrimenti no. Sono qua, le braccia sono stese, il petto, quindi le spalle sono aperte, sale la gamba di sinistra, espirando. Mi fermo, devo allineare la caviglia con il ginocchio. Scendo giù, tocco a terra con l'alluce, inspiro, ed espiro, salgo su 5. Inspiro, espiro, salgo su 4. In, espiro 3. Butto fuori l'aria, scavo nell'addome, inspiro, espiro 2, in, espiro 1, ripoggio di nuovo prima giù la gamba, vado a srotolare la schiena mantenendo il bacino in retroversione, quando allineo le spalle con il bacino si allunga la schiena, salgo su con le braccia inspirando, e buttando fuori l'aria mi rituffo in avanti. Abbandono le spalle e le braccia e creo un arco con la schiena. Appoggio il torace sulle cosce. Da qua, srotolando la schiena, ritorno di nuovo su. Ok, ora vi chiedo di mettervi in piedi e vi dirò come posizionare la sedia. Ora, la sedia sarà al centro del nostro tappetino. Lo schienale sarà rivolto verso di noi, ok? Vado a posizionare le mani sullo schienale della sedia. Vi chiedo solo di poggiarle delicatamente, non premete, ok? Non c'è nessuna pressione. Da qua porto le gambe in parallelo, inspirando cresco verso il soffitto e buttando fuori l'aria cerco di allontanare la pancia dal laccio del pantalone. Ne diamo un'altra. Inspiro, spingo bene i piedi a terra, mi allungo verso il soffitto ed espirando risucchio l'ombelico di dentro. Perfetto, ora mantenendo le mani sullo schienale cominciate ad oscillare in avanti e indietro. Vi chiedo di non sollevare né il tallone e né le dita del piede quando fate questo gioco
nel spostare il vostro corpo. Quindi immaginate che il vostro corpo è un pendolo. Inspirando vado in avanti, non sollevo i talloni, ma buttando fuori l'aria vado indietro e non sollevo le dita dei piedi. Ok? Devo mantenere ben bene saldati i piedi a terra come le radici di un albero. Quindi inspiro, vado in avanti ed espiro, ritorno. Ve ne chiedo altre due. Inspiro. Nel frattempo le mani, come potete vedere, io le poggio delicatamente, sono un punto di riferimento per me la sedia adesso. Da qua mi fermo, cerco di portare il peso del mio corpo su tutte e due la pianta dei piedi. Posiziono le mani sul bordo della sedia e vado a sollevare i talloni. Quindi il mio peso è spostato leggermente in avanti sulle dita dei piedi. Da qua riscendo. E sono di nuovo qua. Andiamo su, dai, sollevo i talloni, espiro e giù. Sollevo i talloni, 8, espiro e poggio. Sollevo i talloni, 7 e giù. Sollevo i talloni, 6 e torno. Al quinto resto su. Mantengo la posizione. Da qua vi chiedo di scendere pochissimo senza appoggiare i talloni e salgo solo subito su. Espiro 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mi fermo. Resto su con i talloni. Attenzione, vi chiedo, immaginate di avere un'altra sedia dietro, di andarvi a sedere, quindi vado a piegare leggermente le ginocchia, mantenendo i talloni su, stendo di nuovo le gambe, ma i talloni restano su, restano sempre su, ok? Scendo poco, inspiro ed espiro, vado su, 7, inspiro, scendo poco. Se ce la faccio scendo un po' di più, se me la sento, se le mie ginocchia lo consentono, attenzione, espiro, inspiro, ritorno, espiro, sono 4 e ritorno giù, espiro 3, in, espiro 2, ritorno, senza appoggiare i talloni, estendo le gambe. Ora vi chiedo di poggiare i talloni e di scendere un poco poco con le gambe. Una piccola seduta. Stendo le gambe. Ok? Inspiro. Espiro. 6. Inspiro. Espiro. 5. Inspiro. Espiro. 4. Sono 3. Sono 2 e sono 1. Ok, da questa posizione vado ad aprire la gamba di sinistra larga quanto la mia spalla e la gamba di destra. Devo allineare le gambe un po' più larghe rispetto, ma un centimetro rispetto alle spalle. Da qua i piedi li punto 10 e 10, non oltre. Mantengo sempre le mani sulla mia sedia e vado a sedermi scendendo un po' di più. Come potete vedere la schiena è dritta e cerco di non mandare le ginocchia eccessivamente oltre le dita dei piedi. Da qua risalgo e scendo giù, inspiro. Scendo fin dove le mie ginocchia e la mia schiena è comoda. Ritorno di nuovo su, espiro, stiamo facendo un bel lavoro di gambe, di polpacci e di glutei, espiro 2, da qua scendo, mi fermo, il tallone del piede di sinistra si solleva, ne diamo poche, se me la sento il tallone resta su, altrimenti lo poggio a terra, da qua stendo la gamba destra, la sinistra di conseguenza non ci riuscirò, va bene lo stesso.
Scendo nella mia seduta mantenendo il tallone su. Espiro 3, in, espiro 2, inspiro, espiro 1. Mi fermo, poggio il tallone della gamba di sinistra, sollevo il tallone della gamba di destra, la stessa cosa. Vi ripeto, se non ve lo sentite, il tallone resta giù. Da qua scendo in un mezzo squat ed espiro, salgo su. Il tallone di destra resta sempre giù. Scendo, inspiro, espiro 3. La gamba di sinistra estesa, inspiro, scendo ed espiro, sono 2. Come vedete, le mie mani non esercitano nessuna pressione, solo un punto di riferimento. La sedia mi aiuta come punto di riferimento. Scendo giù e salgo e poggio il tallone. Ok, vado a richiamare di nuovo le gambe larghe quanto il bacino, mantenendo sempre le mani sulla sedia, sollevo il tallone di sinistra, il bacino resta stabile e comincio a fare una camminata sul posto. Quindi andiamo a sciogliere i polpacci e qualsiasi tensione è andata nelle nostre gambe. Ok, quindi sciogliamo un attimino anche sotto la pianta dei piedi. Sono 3, 2 e mi fermo. Ok, ora se voi volete la sedia può rimanere al centro, io mi metto un attimino in modo tale che mi potete vedere bene. Da qua la gamba di destra fa un passo in avanti, poggia sulla sedia. Il ginocchio di destra deve essere allineato con la caviglia, ma se la caviglia è un centimetro un po' più avanti rispetto al ginocchio non fa nulla, ok? Vi do queste due opzioni. Da qua la spina è dritta, salgo su con le braccia inspirando e buttando fuori l'aria faccio dei cerchi, ok? Inspiro, spero di non distruggere la parola, espiro, inspiro 2, inspiro 1, cerchi, ok, la mano di destra la punto davanti, la mano di sinistra è dietro la nuca, vado, twist a destra, inspiro, inspiro, torno al centro, attenzione, equilibrio, seguite gli occhi, le dita con gli occhi, ok? Inspiro, quindi è un gioco di equilibrio e di mobilizzazione del torace. E in più la gamba che è a terra sta lavorando tantissimo per stabilizzare il corpo. Quindi stiamo facendo un grande lavoro in un piccolo gesto. Inspiro, apro. L'ultima volta. Espiro, chiudo. E sono qua, ok? Le braccia scendono. Ora il tallone della gamba che è a terra sale su e salgono le braccia. Inspirando mi allungo. E scendo giù, espiro. Un'altra, dai, inspiro 3 e giù, inspiro 2, inspiro 1 e poggio. Ok, rimango in questa posizione, faccio un passo in avanti con il mio piede, quindi un po' più avanti rispetto al ginocchio, posiziono le mani sul ginocchio di destra ed espirando spingo il bacino verso la sedia, mantengo la schiena dritta, non in arco, sto dritta, petto in fuori e addominali contratti. Respirate, il tallone non si solleva da terra, la gamba è dritta, ok, non sollevate il tallone, giù col tallone e sciolgo la posizione, vado a togliere. Allora, io mi giro con la sedia così vi faccio vedere dall'altra parte. A voi basterà il cambio gamba. Ok, ripunto il piede, quindi se voglio, ripeto, un centimetro un po' più avanti la caviglia, altrimenti cerco di allineare la caviglia con il ginocchio. Da qua incomincio a disegnare dei cerchi con le braccia, inspirando ed espirando. Vi chiedo di mantenere la schiena dritta, vi dovete allungare sempre verso il soffitto, inspiro ed espiro,
sono 4, sono 3, inspiro, espiro, sono 2, espiro. Ok, la mano di sinistra, il braccio punta in avanti, la mano di destra è dietro la nuca. Quindi sto dritta con la schiena e faccio un twist a sinistra. Espirando apro, come vedete la ginocchio non si apre, è dritto, e ritorno inspirando. Cresco verso il soffitto quando espiro, mi allungo, espiro, 4, e torno, espiro 3, inspiro, espiro 2, inspiro, espiro 1, ritorno inspirando. La mano di destra e la sinistra scende. Attenzione, se necessario fate un passetto indietro. Il tallone della gamba di destra si solleva, inspirate e le braccia vanno su. Inspiro, espiro. Inspiro 4, espiro. Inspiro 3, stacco il tallone, mi do una bella spinta con le dita del piede destro, ok? Sollevo, allungo, cresco e torno. Inspiro 1 e giù. Ok. Da qua un passo in avanti con il piede, mani sul ginocchio, schiena dritta, petto in fuori, addome contratto e buttando fuori l'aria spingo il bacino verso la sedia. Non sollevate il tallone. Inspirate ed espirate. Rimanete in posizione. Ok, andiamo a sciogliere la posizione. Ora vi chiedo di prendere la sedia e di portarla sul lato del tappetino. Ok, mi sposto un po' così potete vedere come l'ho messa. Fissatela bene a terra, fissatela sul tappetino in modo tale che non scivola. Da qua ci andiamo a sedere, giù. Andiamo a posizionare schiena a terra prima. Posiziono la gamba di sinistra e la gamba di destra sulla sedia. Cosa dovrò posizionare? Il polpaccio in questo caso, ok? Estendo anche l'altro. I piedi sono punta. Scendo giù con la schiena. Da qua vi chiedo di mantenere il bacino non schiacciato a terra. C'è un filo di luce che passa. Io adesso non mi vedete la metà, l'importante è che vedete le gambe, ok? Andiamo ad intrecciare le dita delle mani dietro la nuca. Qua, quindi da questa posizione vado ad intravedere con la coda dell'occhio i gomiti. Inspirando mi preparo e buttando fuori l'aria salgo su testa e scapole. Non schiaccio il filo di luce. Attenzione, non schiacciate il bacino a terra, vi raccomando, isolate la schiena, lavoro gli addominali. Scendo giù, inspiro. Espiro, salgo su 7. Inspiro. Espiro, salgo su 6. Se non me la sento, piego le gambe e vado a appoggiare i talloni. Espiro 5. Espiro 4. Mantenete i piedi punta. 3. Inspiro. Espiro 2. Inspiro. Ed espiro 1. Sono qui, scendo lentamente giù e poggio testa e fronte. Ora la mano di destra rimane dietro la nuca, il braccio di sinistra punta il soffitto. La gamba di destra la piego e poggio il tallone. Mano di sinistra, inspiro, mi preparo, buttando fuori l'aria, vado a staccare la scapola di sinistra e faccio una torsione. Il dorso della mano corrisponde alla parte esterna del ginocchio di destra. Lo so, però piano piano
ci arriviamo, inspiro, un bel po' di informazioni, stacco la scapola di sinistra e la mano va verso il ginocchio del lato destro, esterno, torno, inspiro, espiro, 4, inspiro, espiro, 3, staccate la scapola di sinistra, la destra, mentre scendiamo e saliamo, resta sempre sul pavimento, ritorno di nuovo giù, quando poggio la nuca vado a fare il cambio mano, sale il braccio di destra, la gamba di destra la stendo di nuovo e piego la gamba di sinistra. Da qua inspiro, mi preparo ed espirando stacco la scapola di destra, il dorso della mano corrisponde al ginocchio lato esterno, sinistro del ginocchio sinistro, ritorno, inspiro, espiro, 5, inspiro, espiro, 4, inspiro, espiro, 3, inspiro, espiro, 2, inspiro, espiro, 1, ok, ritorno di nuovo giù, le braccia lungo i fianchi, portate le gambe verso il petto, mantenete le mani sulle ginocchia e dondolate poco poco a destra e a sinistra con il bacino. Da qui mi do una spinta e vado su. Ci mettiamo in ginocchio, lateralmente o la sedia, vado a posizionare la mano destra, sulla sedia, il braccio resta steso, ok? Quindi vado sempre ad allineare, in questo caso, le ginocchia col bacino, quindi non sono divaricate, ma le ginocchia in linea con il bacino e le spalle. Da qua sale il braccio di destra e faccio una flessione laterale verso sinistra. E inspirando torno. Vediamo un'altra. Espiro. E torno. Non vado in avanti con la schiena, sono dritta, ho una parete. Da qua ritorno il braccio, la gamba di destra si stende, il piede a martello, devo allineare il piede con il ginocchio. Ora vado ad appoggiare il gomito sulla sedia, quindi non mi inclino ma sto dritta. Il braccio sale verso il soffitto. Da qua la gamba di destra si solleva un filo di luce da terra, inspirando ed espiro, torna giù. Ora il braccio è steso o è sul fianco, come vi è più comodo. Ancora, inspiro 8, inspiro 7, inspiro 6. Mi raccomando, gomito allineato con la spalla e la spalla non va verso l'orecchio. 5, inspiro 4, inspiro 3, inspiro 2, inspiro 1, resto su, ok, mantengo la posizione. Ora vi chiedo, con il piede punta fate dei cerchietti e respirazione spontanea, 5, 4, 3, 2, 1, mi fermo, non mi inclino avanti, sto qua, cambio verso, 5, 4, 3, 2, 1 e mi fermo, poggio prima la gamba, richiamo la gamba e il braccio e ritorno, prendo la mia sedia e la vado a posizionare dall'altra parte. Mi raccomando, quando mettete la sedia verificate sempre che sta sul tappeto, in modo che non scivola se siamo in una, diciamo, in un appoggio scivoloso. Mano destra sulla sedia, vado sempre ad allineare ginocchio, bacino e spalle in un'unica linea. Da qua il braccio di sinistra sale, faccio una flessione laterale verso destra, espirando e inspiro torno. Ancora, espiro,
piego poco poco il braccio destro, come potete vedere quello che ho appoggiato sulla sedia, quindi il braccio destro è morbido, e flessione laterale, espiro. Ritorno di nuovo, sono qua, stendo la gamba, piede a martello e poggio il gomito. Se voglio il braccio cresce verso il soffitto, la mano sul fianco. Vi chiedo di fare attenzione alla spalla, del lato del gomito che è poggiato sulla sedia, quindi non incassiamo il collo nella spalla e allineiamo il gomito con la spalla. Da qua la gamba di sinistra si solleva, inspiro, scendo ed espiro 9, espiro 8, espiro 7, inspiro 6, 5, inspiro 4, inspiro 3, inspiro 2, inspiro 1, resto su con la gamba, cerchietti, inspirate ed espirate, 5, 4, 3, 2, 1, mi fermo, cambio verso, 5, 4, 3, 2, 1 e rilasso, ripiego, richiamo la gamba, anche l'altra, prendo un istante la sedia, la mettiamo leggermente un po' più al centro, voi un po' più al centro, io mi metto qua così mi potete vedere, con la testa sul tappeto portate il sedere sui talloni e ci allunghiamo in avanti poggiando la fronte. Mantenete la posizione e rilassatevi, inspirando ed espirando. Ok, ora mano destra, mano di sinistra, lateralmente le tempie, vado a srotolare la schiena. Sono su e vado con la schiena sul tappeto. Ci rimettiamo di nuovo giù. Poggio i talloni sulla sedia, quindi cerco comunque un attimino di allineare il ginocchio con le anche, mi raccomando, ginocchio non troppo avanti e non troppo indietro, le braccia sono lungo i fianchi, poggiando bene bene i talloni sulla sedia e le braccia sul tappetino, sentite le scapole e le spalle connesse con il pavimento, quindi non sollevate le spalle, rilassate. Da qua, inspirando, prendo aria e buttando fuori l'aria andiamo a srotolare la schiena, salendo fin dove la nostra schiena lo consente, andiamo in un ponte, non vado oltre le scapole con il peso, ok? Ed espirando ritorno giù e poggio vertebra dopo vertebra sul mio tappeto, inspiro, prendo aria ed espirando vado a srotolare la schiena, vado vertebra dopo vertebra, vado a staccare, sono su, sono qua ed espiro, ritorno. Ok, l'ultima cosa che poggio sono i glutei, quindi inspiro, mi preparo, sollevo i glutei, il bacino, il tratto dorsale, mi fermo un poco prima delle scapole, resto su, da qua vado a divaricare le gambe, espirando, e inspiro, le chiudo, vediamo solo 3, espiro 3, in, espiro 2, inspiro, espiro 1, in, chiudo e buttando fuori l'aria vado a srotolare vertebra dopo vertebra, sono qui. Gamba di destra scende giù, poggio il piede a terra e anche la sinistra. La gamba di sinistra va verso il petto. Intreccio le dita delle mani sotto l'articolazione del ginocchio. Da qua, buttando fuori l'aria, stendo la gamba, piede al martello. E inspiro, piego, piede punta. Stendo la gamba, piede a martello. Inspiro, piede punta. Ed espirando stendo la gamba e mantengo la posizione. Porto leggermente la gamba verso il petto, non tirate troppo, non sollevate il bacino.
ok? Quindi deve essere un movimento piacevole, non dolore. Mantenete la posizione e inspirate ed espirate. Da qua piego la gamba, la rilasso e poggio a terra. La gamba di destra la afferro, quindi intreccio le dita sotto l'articolazione del ginocchio e buttando fuori l'aria, stendo la gamba e il piede a martello. Spingete la pianta del piede verso il soffitto, inspirando piede punta. Espiro, stendo 3. Inspiro. Espiro, stendo 2. Inspiro, piede punta. L'ultimo, butto fuori l'aria e resto qua. Quindi spingete il piede a martello verso il soffitto e portate leggermente la gamba verso il petto. Se non riuscite a stenderla, va bene anche se vi flessa, non è importante, non forzate. Ok, vado di nuovo a ripiegare la gamba e poggio a terra. Da qua ci giriamo su un fianco, ci diamo una spinta, andiamo su. Andiamo a prendere la nostra sedia, la riposizioniamo al centro. Ok, vi chiedo sempre di sedervi sulla punta. Da qui fate un passettino in avanti con il piede destro e il piede di sinistra. Ginocchia allineate col bacino. Da qua, inspirando, vado su con le braccia e buttando fuori l'aria mi tuffo in avanti e scendo giù. Mantengo la posizione. Poggio le mani a terra, lo sguardo è sulle gambe. Respirate. Da qua butto fuori l'aria, srotolo di nuovo, la schiena vado lentamente su. Ne diamo un'altra, inspiro, espiro, mi tuffo in avanti. Espiro, srotolo. Ok, ritornate con le caviglie allineate con il ginocchio, ok, col ginocchio. Caviglie del piede destro sul ginocchio di sinistra. Posizionate una mano sul ginocchio e l'altra sulla caviglia. La schiena la dovete mantenere dritta, quindi addominali forti. E da qua, buttando fuori l'aria, immaginatevi di dover affacciarvi, affacciate ad un balcone, ok? Vi fermate. Lo sguardo va a finire un poco sopra le dita del piede che è appoggiato a terra, un poco oltre. E da qua, inspirando, torno e allungo la schiena al soffitto. Abbiamo due. Schiena dritta, mi tuffo in avanti, quindi mi affaccio al mio balcone e inspirando torno. Espiro, da qua mantengo la posizione, se il bacino è comodo, se no vado un poco più indietro, ok? Ritorno un po' più su, sentite il bacino dove è comodo e ritorno. Piede destro a terra e faccio il cambio gamba. Caviglia sul ginocchio di destra. Mano su un ginocchio e mano sulla caviglia. Sto dritta, quindi sempre in apertura con le mie clavicole e buttando fuori l'aria con la schiena dritta mi vado ad affacciare al mio balcone. E ritorno, inspiro. Espiro, 3. Inspiro. Espiro, 2. Inspiro. E con il prossimo vi chiedo di rimanere giù. Fermatevi nel punto in cui la vostra schiena è comoda. Non forzate. Inspirate ed espirate. E ritorno su. Ok, riporto giù la gamba. Vado a fare dei cerchietti con le spalle. E cambiate verso, respirate sempre. Da qui mi fermo, salgo sull'inspiro ed espiro, abbandono braccia e spalle. Vediamo altri due. Inspiro, espiro. Se vi va, chiudete gli occhi. Inspiro, vado su ed espiro,
ritorno giù. Salgo ancora su, inspiro con le braccia, unisco le mie mani e posiziono all'altezza dello sterno. Io vi ringrazio, la lezione è finita, vi aspetto tra due martedì, spero che siate stati bene. Vi auguro una buona serata e un bacio.